Buongiorno a tutti quanti, benvenuti oggi martedì 3 ottobre, come sempre analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici nei mercati Forex indici e commodity. Partiamo con il Ottobre, disclaimer, come gli sempre, investimenti analisi con live. scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, il fondatore del sito tradingpertutti.com. Veniamo al calendario macroeconomico. Questa notte abbiamo visto i tassi di interesse sull'australiano, quindi decisioni sul tasso di interesse rimasti invariati. Alle 5:30 poi abbiamo avuto le dichiarazioni sulle decisioni relative ai tassi di interesse della Banca Centrale Australiana. Abbiamo avuto l'asta del JGB con scadenza 10 anni per quanto riguarda il Giappone. Abbiamo però importante oggi Francoforte che è in festività per la festa della riunificazione. Abbiamo la Cina, avuto la Cina che era festa nazionale, però importante Germania perché ci sarà quindi una carenza di volumi. Già il mercato non si muove al mattino. E il mercato, la sessione europea oggi con la Germania chiusa sarà probabilmente ancora, anzi, probabilmente sarà più volatile perché ci sono meno volumi che girano. La giornata poi si vedrà alle 10:30 l'indice dei direttori degli acquisti del settore delle costruzioni per la sterlina, quindi possibile movimento sui cambi con la sterlina. Dovesse esserci un dato negativo, complice anche la forza del dollaro, potremmo assistere a un bello scivolone della sterlina verso il basso. Poi abbiamo nel pomeriggio il discorso del governo del membro della FOMC Powell, dopodiché la giornata è sostanzialmente finita, povera diciamo di news per quanto riguarda la giornata di oggi. Ma veniamo a noi, euro-dollaro. Nottata caratterizzata da un super dollaro, anche questa notte, vedete che ha raggiunto subito nuovi minimi, ha rotto uno dei livelli che per me sono interessanti, l'euro-dollaro. No, si era spostato, scusatemi. 1,1687, rimaniamo qua intorno. Il primo livello interessante l'aveva già rotto in un livello settimanale in area 1,1720. 1,1680 sta mantenendo il prezzo. Il trend per quanto riguarda il daily, a mio avviso, qua siamo all'interno di un ciclo ormai che è diventato di 80 giorni. Per me è il ciclo corretto questo qui. Quindi stiamo superando abbondantemente gli 80 giorni di ciclo per quanto riguarda l'euro-dollaro. Proviamo a mettere un 5, vediamo cosa fa. Non vedo l'ora che c'è proprio la nuova versione. Andiamo a ridurre un pelo l'ampiezza, così ci regoliamo su. Ok, non è detto che sia questo, però siamo nell'ordine degli 80-90 giorni, secondo me, per quanto riguarda euro-dollaro. Quindi io rimarrei un attimino guardingo nel prendere operazioni per sostanzialmente l'intraday. Faccio così perché al solito non capisco più niente, mi perdo. Ok. Per l'intraday andiamo a piazzarci qui, siamo un po' lontani, però qua siamo decisamente giusti. Ok. È quello il livello che ha tenuto, l'ha mancato di poco. Ci mettiamo qua così, perfetto. Allora io direi posizione al rialzo, le andrei a valutare su euro-dollaro con la rottura di 1,1728. Ovviamente ci sta sia in intraday che daily, perché in realtà settimanale no, settimanale potrebbe essere, no, settimanale va assolutamente allargato così, settimanale è assolutamente a ribasso, ciclo da 60 settimane, che è un 40 settimane nominale a ribasso, invece i cicli da 90 giorni che ho individuato sono invece nella loro fase di rialzo, è evidente. Quindi potremmo essere all'inizio di un ciclo nuovo, però finché il ciclo non inizia, in realtà siamo ancora in una fase discendente con però la tendenza prevalente a il rialzo. E cicli invece sull'orario, sì, mi viene sempre uguale, quindi siamo corretti così, sta girando a rialzo anche il ciclo orario, quindi con il ciclo daily abbiamo una spinta rialzista, ci sta, mi piace l'idea di poter prendere dei segnali al rialzo, anzi andiamo probabilmente a prendere, andiamo un po' in mattinata.
per lo short comunque 1,16 invece e 87 lo potremmo andare a utilizzare per prendere posizione. Intanto benvenuti a tutti, comunque al Franco, al Tiziano, ho visto USDN, avevi ragione tu in questo caso, ieri si chiacchierava un po', e grazie per la condivisione come sempre della diretta GBP e USD, però io confido che oggi invece ci sia una girata. E GBP USD, GBP USD, oggi ci sono le news, ok, mi raccomando attenzione su la starina, abbiamo comunque un super dollaro, buongiorno anche a Vittorio, abbiamo comunque un super dollaro che sta spingendo a ribasso tutte le valute sostanzialmente adesso correlate, ieri c'è stato letteralmente il crollo della sterlina sul dollaro con 150 pip fatti di fiato praticamente, non ha fatto un ritracciamento che sia stato uno nell'arco di tutta la giornata. Ciclicamente, io ciclicamente continuo a vederci la possibilità di un'inversione da parte del mercato, siamo in un'area temporale in cui ci possiamo aspettare un'inversione per poi andare a prendere uno short definitivo proprio avanti intorno alla metà del mese di ottobre, quindi tendenza però in questo caso rialzista di GBP USD. Sul settimanale siamo invece assolutamente in una fase di ribasso, andrei però anche qua a metterci meglio, in fase di ribasso che già vedete è già iniziata e dovrebbe perdurare fino più o meno al 19 di novembre, essendo già iniziato questo ciclo allora io lo metterei a posto, andrei a sistemare in questa maniera, quindi ciclo da 20 settimane che è nella sua fase di ribasso. FLD, ok, confermo. Su H1 siamo ancora assolutamente in una fase di ribasso, guardate come stava seguendo bene, vi ricordo che il ciclo è stato tracciato qui, ok, qua così, e buongiorno Topadone, bloccato in che senso? Ciao Fabiano, lo schermo si è bloccato? E dicevo, il ciclo è stato tracciato qua, abbiamo ancora il movimento come l'ho rispettato molto bene e anche qua come lo sta rispettando decisamente, ma decisamente bene. Un bel livello è sicuramente questo, i minimi toccati ieri, 1,32 e 55, un buon livello per un long. L'area, mi raccomando, non guardate il pip preciso, 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 perché dipende molto anche da che prezzo ha battuto il broker, quindi dallo spread che il broker applica al prezzo, dagli ask e i bid che è riuscito ad aggiudicarsi, e invece posizione a ribasso le andrei a valutare con la rottura di 1,32 e 22. USD Yen sulla luna, si è mangiato una bella fetta, e ha chiuso alle 7, eravamo sui massimi della giornata, quindi andate a rivedere per l'ennesima volta i massimi del 27 di settembre. Io sul daily a questo punto ho valutato l'inizio di un nuovo ciclo qua, potremmo avere ancora un paio di giorni di rialzi o di lateralità, quindi rimanere sostanzialmente all'interno di questi 70 pip e dentro cui siamo ormai da oltre 5 giorni, da 5 giorni con oggi. Quindi sul daily inizia a esserci una fase di possibile storno, i cicli invece settimanali, ciclo settimanale ancora assolutamente a rialzo fino alla fine del mese di ottobre, anche se siamo proprio nel punto in cui il mercato potrebbe avere una piccola flessione, staremo a vedere, ormai non so più come valutarlo, USDM mi fa veramente dei grattacapi. Andiamo a evidenziare il ciclo, a questo punto prendo l'ultimo ciclo in esame, proviamo a muoverci qua. Qua l'intraday che cosa ci dice? Ci dice che siamo, l'intraday sta rispondendo molto bene rispetto al daily, dove faccio fatica, cioè il ciclo non chiude mai. E intraday direi che posizione a ribasso le potremmo andare a cercare con la rottura di 112,93, direi anche abbastanza tranquillamente se si verificassero entro chiaramente indicativamente le 18 di oggi, le 16 della piattaforma, le 18 invece dell'orario italiano, e operazione invece a rialzo le andrei a valutare con la rottura di 113 e 27 più o meno. Andiamo a vedere Euro GBP, ieri abbiamo preso un bel long qua, siamo entrati qui, no qua scusatemi, ci ha buttato fuori a break even, poi sono subito rientrato 3 pip più in alto, abbiamo preso
il nostro rischio rendimento 1-1 in intraday, io mi accontento di quello, 1-1, se poi mi ci scappa qualche pip in più meglio, non me lo sono sentito di lasciarlo correre, anche perché il take profit per un'ora e mezza non ero riuscito a fare 3 pip, a un certo punto ero letteralmente snervato, per 3 pip non volevo prendere un altro break even, ho chiuso tutto e buonanotte. Poi ovviamente quando ho chiuso c'è stata poi una sparata, non so a che ora perché sono poi andato, sono uscito. Una regola che sto cercando di applicare, si fa fatica, è quella: faccio il trading, va a profitto, la mia giornata è finita, è inutile stare in caponia, se devo andare a fare più a faccia degli altri, volere guadagnare troppo, spesso si perde, poi si finisce a perdere di più. Per fortuna non ho il cartellino da timbrare, quindi. Per quanto riguarda un intraday, questo. Ah sì, ok, potrebbe essere questo qua, leviamo questo, quindi. Anzi, facciamo proprio così, va. È meglio. Andiamo a posizionarci in questa maniera, riduciamo un pelo che si vede dove siamo nel mercato, ci posizioniamo qua così, ci posizioniamo qui così. Beh, questo è d'obbligo. Scusate, porca miseriaccia. Quella poi me la ritraccio per i caspita miei. Qual è l'FLD, ragazzi? Non è una media mobile buttata lì così, ma è la futurina di marcazione, i cicli traslati per intenderci. Allora, se ci posizioniamo in questa maniera, direi che rimane interessante. Ciclicamente sul daily siamo assolutamente al rialzo, quindi la tendenza del ciclo è a 60 giorni al rialzo. Sul settimanale, qui non ce li ho, ce li ho dall'altra parte. Proviamo a metterlo così. Mettiamoci così, facciamo così, allarghiamo un po'. Oggi la faccio perché sennò si perde un sacco di tempo. Comunque corretto. In realtà il ciclo è probabilmente questo qui. Quindi da qui a qui che sono 20 settimane, facciamo così, va. Ok. Settimane, così ci ritroviamo con un minimo, quindi in realtà un po' più cresciuto. Ok, ciclo settimanale da 27 settimane dovrebbe essere al ribasso. No, porca miseria, al ribasso. Quindi su H1 direi che uno short si può andare a prendere con la rottura del livello di supporto di 0,8827. Anche se siamo quasi sui limiti della futura linea di marcazione, scusatemi, della envelope, decisamente rottura, però abbiamo avuto, quindi per me uno short qui ci sta tutto quanto, assolutamente. Per un long invece aspetterei, perché purtroppo, mettiamo lo zoom, Paolo, per il long qui abbiamo un po' poca strada, 10 pip sono veramente risicati, non che 14 siano di più. Obiettivamente un long è un po' a rischio, a meno che non lavoriamo la tenuta di questo livello, allora sì, perché vedete quante comunque ombre ci sono qua. Queste ombre possono portare il prezzo a fermarsi in ogni momento. Mettiamo comunque uno 0,88 e 47 come rialzo, ma io in realtà lo lascerei sicuramente perdere. Attenzione, lo scrivo. Lateralità. E poi in realtà non è il trend, è assolutamente al rialzo. Io francamente aspetto che la envelope mi giri a rialzo, il prezzo ci si appoggi e mi andrò probabilmente a cercare dei long. Vediamo cosa mi dirà il mercato. DAX, pazzesco, incredibile. Ieri il candelone nuovo, e ormai sta salendo ininterrottamente dal 29 di agosto, siamo a 1100 punti. Siamo nuovamente sui livelli. Allora, probabilmente ci sarà un'apertura in gap su questi livelli qua, molto probabile. Vediamo se li andrà a chiudere. Alla fine della fiera sono poi solo 50 punti. 50 punti ieri aperto con un gap di 36, quindi andare a prendere il 12.959 è un gioco da ragazzi per il DAX. Settimanalmente parlando, i cicli sono tutti al rialzo, quindi abbiamo il ciclo 20 settimane al rialzo che
vede il DAX quindi poter crescere fino a dicembre, in caso di rottura chiaramente 12.959, si tratta di rottura di un massimo storico di sempre, quindi non abbiamo assolutamente parametri dove andare a parare. A volte mi viene a sorridere di chi dice che più in là di così non va, perché se non ci sono parametri, mai raggiunto quel prezzo lì, sono analisi che lasciano un po' il tempo che trovano, un po' come l'S&P, l'S&P c'è spazio per salire, per forza, non c'è mai arrivato là. Cioè, quindi non possiamo sapere dove può essere un eventuale livello per una discesa. Okay? Idem per il DAX, questo è un H1, è impressionante l'H1. Io direi quindi per il DAX di andare a, quindi la ciclica la levo su H1 perché qui è linea retta, quindi non è possibile assolutamente trovare nessun ciclo, anche se me lo invento. Se non ci sono, non ci sono. E prendendo questi qua da 20, circa 20 ore, 29, qui, questo sì, questa in realtà potrebbe essere sicuramente un ciclo. Qui diventa difficile, probabilmente questo qui da 40, quindi un 20 qua e mezzo. Beh, questo qui lo possiamo fare, facciamo così. Ci mettiamo questo, questo e questo. Mettiamo una sinusoide, diventa un 40 giorni. Manteniamo 40 giorni, 40 ore assolutamente in una fase di rialzo, ci mettiamo un 20. Sarà ovviamente anche lui in linea di massima in una fase di rialzo, però in un 20 giorni potremmo essere vicini, perché è molto più stretta il suo movimento, a una fase di, diciamo, di piccola debolezza. Debolezza che potrebbe arrivare fino a questa trendline, attenzione, non è che ci sarà un crollo, presumo, del DAX, poi ho tutto il possibile. Allora, teniamo conto dell'apertura in gap, però 12.877,9 è un bel livello per uno short. E in caso di apertura di gap, come sempre, vi invito a aspettare questa cosina qui, quindi aprirsi in gap, aspettate che torni indietro, andate poi a cercare la porzione al ribasso, idem per un long che comunque non valuterei prima di 12.922, facendo chiaramente attenzionissimo, 22 netto, facendo chiaramente attenzione al massimo storico di 12.947,5, mi raccomando. Il gold questa notte è sceso, non tanto mai sceso, e adesso è rimasto qua fermo. Bisognerà vedere alle 8 già cosa succederà, e poi alla preapertura e alle 9, dopodiché alle 9 e mezza è tutto finito. Il mercato si pianta come negli ultimi giorni, va a rimanere in assoluto in lateralità per tutta la mattina, per poi muoversi un po' il pomeriggio. Gold, io aspetto sempre che mi dia un segnale di rialzo. Sul settimanale invece siamo assolutamente short, uno short che durerà fino a gennaio, quindi settimanale vede assolutamente il gold e non motivato a rallentare la sua corsa al ribasso, ahimè, a meno che non ci sia qualche screzio ulteriore tra Trump e Corea. Mi sa che hanno trovato l'accordo, perché ormai sono 2 settimane oltre che non si sente proprio nulla, 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 tutto ciò è molto strano. Fase di lateralità in questo momento del gold, livello inutile negarlo, questo qua 1267,95 per uno short. Invece per un long aspetterei la rottura, aspetterei qua comunque. Questo fascio, è giusto, non sono inventato? Non vedere, va. Ah no, ok, è giusto. Andiamo a metterlo proprio giù, un po' migliore perché è qui. Ok. Quindi direi aspetterei la rottura di 1274,45 per posizionarmi long, ma in realtà possiamo, secondo me, prendere un long qua, al di là che ciclicamente parlando non ci sta, perché è short fino alla giornata del 5 di ottobre, anche su H1, quindi qui prendere dei... Però aspettate, ho fatto 112 ore che sono un po' esagerate. 112 ore, prendiamo i cicli più piccoli, che è corretto, un ciclo da 40 ore, rimane comunque sempre ribassista fino a niente, non cambia, fino alla giornata del 4 di domani mattina. Quindi long sono un po' sconsigliati sul gold. 1270,37, questo non vuol dire che non salirà, però in linea di massima difficile che venga su. Crude oil, infine, dopodiché abbiamo concluso. Quindi siamo allineati anche sul gold al ribasso ancora per oggi, domani è il 5. Il crude oil, crude oil no, qua decisamente, questo livello qui, questo è bello preciso. Crude oil 50,02 per uno short,
Sicuramente c'è poco spazio, ma abbiamo, no, ma no, di spazio ce n'è, come ci sono una bellezza di $1,50 buono, di $1,30 di movimento circa. E invece per un long aspetterei la rottura di queste piccole, vedete qua quest'area, questa è un'area interessante, intorno alla rottura di 50,62. Se saliamo sui cicli giornalieri, siamo in una fase ancora di ribasso per quanto riguarda cicli precisi da 60 giorni, vedete che bella precisione che abbiamo. Siamo ancora in chiusura, chiusura che potrebbe avvenire più o meno intorno all'8 di ottobre, quindi ancora una settimana intera di ribassi la potremmo anche vedere. E per quanto riguarda i cicli intraday, il ciclo sono questi cicli qui da 25 ore. 25 ore mettiamo, perché me lo fa lassù, a quanto pare, no, sono io che glielo faccio fare lassù, quindi non c'entra niente. Ciclo da 25 ore vede la sua fase adesso di probabilmente qua di lateralità, però qui, visto lo short del ciclo superiore, intorno alle 11 di questa mattina ci potremmo anche aspettare un bel ribasso da parte del petrolio per andare a rivedere, ci sta, perché no, i livelli di 50,03, magari non oggi, ma comunque sono assolutamente fattibili come target del petrolio. Perfetto, come sempre, prima di salutarvi velocemente, vi invito, se vi è piaciuta l'analisi, di cliccare sul pollicione. E quasi tutti l'avete fatto, grazie, grazie anche lasciamo stare, a quello che ha messo un pollice negativo alle 7 del mattino, prima ancora di iniziare. Vi invito a cliccare su condividi e a schiacciare su questi tastoni, mi fareste una grandissima cortesia. Perfetto, ragazzi, vi do vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani mattina, come sempre, puntuale alle 7:30. Ciao a tutti e buon lavoro.